Massimiliano Ghimenti, candidato alla carica di sindaco per il comune di Calci, terzo mandato. Che cosa è accaduto? Perché qualche mese fa era incerto sull'accettare o meno questo incarico per altri 5 anni. Beh, innanzitutto il terzo mandato lo decideranno i calcesani. Questa forse è la cosa della quale sono più contento, cioè non sarà una legge a imporre a livello nazionale che ci sia e ci debba essere un cambiamento di sindaco nella nostra comunità, questo lo decideranno i cittadini e come sempre il loro giudizio è l'unico giudizio che conta, non contano i giudizi incrociati, delle controparti, conta semplicemente quello che pensano, quello che vogliono i cittadini e questo è quello che avranno la possibilità di fare appunto grazie a un recente decreto. Cos'è cambiato? Ma semplicemente c'è stato dopo questo momento appunto dove si è diffusa prima la possibilità che vi fosse appunto un decreto che consentiva il terzo mandato consecutivo nei comuni sotto a 15.000 abitanti come il nostro e poi dopo che ancora di più, dopo che questo decreto è stato come dire approvato, c'è stata anche un'importante spinta popolare perché si arrivasse a questa decisione. Chiaramente però c'è stato bisogno di rifletterci perché un sindaco uscente conosce molto bene quella che è la gravosità di un percorso che guarda a 5 anni ma che soprattutto nell'immediato fa sì che si debba lavorare a concludere il proprio programma di questo mandato e poi anche parallelamente affrontare una campagna elettorale. Quando appunto ho visto questa spinta, questa fiducia dei cittadini, delle forze politiche e appunto dopo aver riflettuto, aver sentito che avevo l'energia giusta per poterlo fare, ho come dire, accettato di ripropormi con una proposta che però sia chiaro è una proposta collettiva. Collettiva significa che si ripropone la coalizione di centrosinistra che per già 2 legislature ha governato questo comune? Si ripropone e si allarga la coalizione di centrosinistra con un grande spazio anche per la società civile. Come è sempre stato, le persone che sono state coinvolte, che stanno lavorando alla piattaforma programmatica, perché il programma sarà poi alla fine di un percorso concertativo con i cittadini in importanti assemblee che abbiamo fin dai prossimi giorni già programmato, appunto queste persone che stanno lavorando, ci sarà un grosso rinnovamento, non si guarda alle tessere di partito che si ha in tasca, ma si guarda alle persone che hanno voglia di impegnarsi, che fanno parte della comunità, che la vivono e che quindi possono portare un contributo importante. Chiaramente nessuna anticipazione sulla squadra, gli assessori e le assessori uscenti sarà deciso successivamente. Certamente è giusto come è giusto che sia, come vale quello che dicevo prima, che è il popolo a decidere chi deve vincere, sarà importante anche vedere il percorso come dire, a cui si andrà incontro e anche gli esiti delle elezioni. Quello che posso dire fin d'ora è che ci sarà un piccolo gruppo di persone che rappresenterà insieme a me la continuità, anche intendo candidati che possono rappresentare la continuità perché crediamo che la continuità, l'esperienza nella guida di un'amministrazione che ha delle difficoltà di natura economica sia importante per evitare di prendere in giro i cittadini con false promesse, ma che ci sarà anche una larga fetta, un largo spazio al rinnovamento appunto per andare ad intercettare anche nuovi mondi, nuove sensibilità e soprattutto nuove competenze per anche allestire una squadra di governo forte. Quindi Ghimenti vedrà e farà l'inaugurazione della nuova scuola? Ghimenti se farà eletto. Ghimenti, la fine dei lavori della nuova scuola è prevista attualmente prima della tornata elettorale, quindi al di là che siamo in un periodo particolare, comunque sia attualmente, insomma, prima dell'estate comunque è prevista la consegna della nuova scuola, che credo che sia la cosa che mi rende anche più orgoglioso, perché di chiacchiere se ne possono fare tanti, ma investire per i giovani, sui giovani, sulla formazione è quello che credo debba contraddistinguere chi si presenta ai cittadini e soprattutto perché è una delle principali competenze che ha un'amministrazione comunale.